Chiaramente la più importante è il risultato del Pescara, lo metto solo per un attimo in secondo piano perché ho visto all'inizio, durante e alla fine uno stadio intero acclamare Alberto Colombo. Fa piacere, non posso nascondere che non mi renda felice e orgoglioso di quello che è stato il rapporto con l'intero ambiente Monopoli da parte dei tifosi, della società, dei ragazzi che ci sono, dello staff dirigenziale, quindi c'è un legame particolare. E oggi magari uno ci si può aspettare il tributo, ma poi quando c'è effettivamente ti rende veramente orgoglioso perché soprattutto è apprezzata la persona. Il professionista molte volte è dipeso dai risultati, siamo figli dei risultati, quindi i giudizi sono dati da quello. Però passare di piazza in piazza, soprattutto essere accettato e osannato tra virgolette come uomo, ti fa ancora più piacere. La partita, pronti via il Pescara che voleva Colombo, aggressivo, convinto, subito in vantaggio. Sì, diciamo che non è stata una partita semplice, se poi la andiamo ad analizzare nella sua interezza, è stata una partita sporca, il campo permetteva poco di giocare, ma io credo che vada forse fatta una riflessione. Quando si è in crisi, mettiamola così, o in un momento di difficoltà, difficilmente si riesce ad uscirne attraverso prestazioni folgoranti o dal punto di vista del gioco. Bisogna fare risultato, perché questo ti aiuta a ritrovare un po' di fiducia, un po' di autostima, un po' di coraggio, e questo quindi è quello che noi cercavamo attraverso una prestazione di sostanza, perché non può, come dicevo prima, passare magari sotto altre caratteristiche il risultato. Quindi ben felice di questo risultato, sappiamo che c'è da fare molto, e poi diciamo che poi quando i giocatori mettono il talento individuale a disposizione della squadra come De Zogus, diventa tutto un po' più semplice, anche le partite complicate. A me è piaciuta molto la coppia dei centrali difensivi, non voglio neanche prendere in considerazione l'errore di Brosco sul gol, perché il campo lo conosceva bene Colombo, non era un campo facile. Mi è piaciuto anche come ha gestito Aloy davanti alla difesa. Sì, noi sapevamo, abbiamo voluto cambiare un po' il tipo di pressione, perché avendo subito magari qualche transizione nelle altre gare, forse qualche transizione di troppo, abbiamo pensato di far fare un lavoro magari un po' più importante, ancora più importante agli attaccanti, per cercare di schermare il play loro, tenendo il nostro play a schermare tutte le giocate corte sui loro due attaccanti, e le giocate in verticale dovevano essere appannaggio dei nostri due difensori centrali, e coadiuvati poi dai terzini. Quindi credo che sotto questo aspetto, dal punto di vista difensivo, tranne adesso dalla mia posizione il gol non mi è ben chiaro, ma ci siamo comportati molto bene, anche in un momento magari dove loro hanno messo tanti attaccanti e potevamo magari perdere un po' i riferimenti. Di cose belle se ne sono viste tante questa sera Colombo, secondo me la più bella tecnicamente parlando è che si è rivisto il Pescara che al portiere fa prendere senza voto in pagella. Sì, sì, diciamo che mi girano un po' le scatole prendere gol, perché deve diventare insomma un mantra per la squadra, perché abbiamo sempre fornito certi tipi di prestazioni e lasciato poco agli avversari, e questo è un periodo in cui invece magari si deve concedere qualche cosa e cercare di tenere inviolata la rete. Però diciamo che è tutto positivo, riferito soprattutto al momento, quindi ci voleva questa vittoria, speriamo di ritrovare anche le giocate abituali con più continuità, un po' più di coraggio nel muovere la palla e nell'andare ad attaccare gli avversari. Deve andare via il tecnico Colombo al volo solo se sa qualcosa in più su Plizzari? No, onestamente non si sa, credo che sia un problema alla spalla, bisogna vedere l'entità.